L'inverno demografico che colpisce l'Italia, il paese a più basso indice di natalità in Europa, contagia anche il sud. La Campania regge, ma registra numeri poco confortanti. Nel 2022 la regione con la fecondità più alta è il Trentino Alto Adige, con un valore pari a 1,51 figli per donna. A seguire ci sono Sicilia e Campania, che registrano però valori molto più bassi, rispettivamente 1,35 e 1,33, e comunque solo la provincia di Caserta, in Campania, tra 2021 e 2022, ha fatto registrare un incremento significativo delle nascite. Uno scenario che è stato approfondito in un convegno a Napoli con la direzione scientifica di Bruno Ferraro, direttore dell'unità di fisiopatologia della riproduzione umana dell'ospedale di Marcianise. Il problema è serio, è serissimo, perché la popolazione sta diminuendo in maniera esponenziale. Ci sono stati 400.000 bambini in meno nati in Italia negli ultimi 2 anni, e la situazione non credo che migliorerà se non entro 10-15 anni, ma si sa, se non ci sarà lavoro sicuro, se non c'è un welfare alle spalle, se non ci sono asili nido, se i giovani non hanno una certezza di un lavoro a tempo indeterminato o comunque che possano mettere su famiglia, questo è un discorso che diventa solo teorico. Tra i partecipanti, dal punto di vista istituzionale, l'assessore regionale alla scuola e alle politiche sociali e giovanili, Lucia Fortini. Ci saranno una serie di tagli da parte del governo che non aiuteranno la natalità. Ho cercato di farlo capire all'opinione pubblica. Si taglieranno 4-5.000 posti di lavoro a tempo indeterminato, che sono quelli che in regioni come la nostra ti fanno venire voglia di mettere su famiglia, di fare figli, di fare un mutuo per comprare casa. Per la denatalità che c'è, effettivamente si taglia la spesa pubblica proprio sull'istruzione e non si fa altro che creare un circolo vizioso che ci farà perdere sicuramente altre possibilità per i nostri ragazzi. Sotto la lente i numeri della denatalità, le politiche sociali a supporto della genitorialità, la prevenzione dell'infertilità di coppia come una delle cause della denatalità, le strategie di contrasto all'infertilità tra prevenzione e diagnosi precoce. E ancora affari puntati sulla scuola come luogo per la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute relativi al sesso, droghe e alcol, ma anche a web e social media alleati per la prevenzione dell'infertilità, l'ambiente e gli stili di vita quali determinanti di salute. Ma ascoltiamo Tiziana Spinosa, direttore del distretto sanitario di Fuorigrotta a Napoli. Noi dobbiamo mettere in atto strategie per preservare la fertilità, perché chiaramente gli stili di vita errati, l'influenza dell'ambiente con i suoi inquinanti, cioè riducono moltissimo le possibilità di concepimento.